molto deciso, Lupo anche ne ha 21, è una specie di punta aggiunta, infatti giocherà con numero 11, l'impressione che Lucescu voglia adoperare almeno inizialmente tre punte. È molto abile nel gioco stretto, scambi intesa molto buona, specialmente con Vaiskovici che è l'altra punta, è capace Lupo di crossare dalle fasce, soprattutto anche a cercare Kamataro, 31enne, vi ricordate, scarpa d'oro 2 anni fa. Di Kamataro si dice che stiano cercando di cederlo, forse andrà al Benfica. Il più bravo in assoluto comunque è Mateut, è pericolosissimo nei calci di punizione, su 20 gol che ha fatto in campionato ne ha segnati 11 su punizione, parte da lontano, è arrivato ai 16 metri, è capace di tirare dei bolidi in porta che spesso finiscono alle spalle del portiere. Sono pronti ormai le squadre per il fischio d'inizio, partiti in questo istante, quindi andata dei quarti di finale tra Dinamo di Bucarest e Sampdoria. Osserviamo questo primo tentativo da parte della formazione locale, subito intervento dell'arbitro che indica che deve essere battuto un calcio di punizione in favore della formazione rumena. Resta a terra il giocatore. Sono passati soltanto 30 secondi, si è subito visto un affondo della formazione della Dinamo. Tutta schierata in difesa la formazione della Sampdoria, calcio di punizione, cercando di servire un compagno. L'intervento con palla che però è uscita oltre il fondo è stato pari a intervenire e impedire la conclusione di Vaiskovici, quindi si proseguirà semplicemente con una rimessa dal fondo. C'è, vi dicevo, lo stadio esaurito, oltre 20.000 spettatori, la giornata è ventilata, il vento soffia in senso trasversale rispetto al campo, controlla mano intanto Gianluca Vialli, c'è ancora un controllo di Vialli, poi l'appoggio verso Mannini, cerca di proseguire Vittorio, ostacolato irregolarmente, poi c'è questo recupero con un tentativo, c'è un po' di confusione al centrocampo, Saredo riesce a dare l'indietro, vediamo Pari in azione, si sviluppa adesso il gioco sulla destra del campo con Dossena stretto, riesce ad allargare comunque verso la sinistra, abbiamo la Sampdoria, due giocatori, sono Cereso e Pradella che potrebbero eventualmente raccogliere un cross, non è riuscita però questo tentativo da parte della Sampdoria. Rimessa laterale con un fallo, l'arbitro interviene prontamente, un fallo ai danni di Vialli, quindi calcio di punizione questa volta in favore della formazione italiana. Siamo arrivati al secondo minuto nel corso del primo tempo, situazione ovviamente di parità 0-0, abbiamo visto un primo spunto della Dinamo, poi subito una buona reazione da parte della Sampdoria. Intanto intervengono i sanitari, medico, massaggiatore a cercare di rimettere in piedi il giocatore che in questo momento è nascosto tra la coperta, la borsa e gli altri due, e più l'arbitro, effettivamente mi sembra molto difficile riuscire a individuare di chi si tratti. Deve essere battuto comunque un calcio di punizione con Dossena accanto al pallone, mentre si rialza Lupu, giocatore che era rimasto infortunato nel contrasto. C'è qualche cosa anche al centro dell'area, non è inquadrato quanto stava succedendo, qualche spinta, comunque tutti pronti, è molto basso il centro, il pallone che viene rinviato e mandato oltre la linea laterale. Siamo nuovamente con la possibilità di effettuare una rimessa laterale, dare spinta, il pallone subito recuperato da Mateut, quello da tenere d'occhio. Mateut è un giocatore velocissimo, il contrasto preciso, ma ecco ancora lo spunto sulla destra dove è pronto allo scatto Sabau, fischi del pubblico, l'indirizzo di Carboni. È però Varga, un difensore trentenne, che si appresta a effettuare questa rimessa all'interno dell'area, la possibilità della rovesciata, pericolo, vediamo un po', c'è questo tiro con l'uscita prontissima da parte di Pagliuca per evitare l'intervento di Mateu. Primo intervento da parte di Pagliuca dopo 3 minuti e mezzo di gioco, il vento disturberà qualche traiettoria, in effetti vedete che si fanno un po' di fatica. La rimessa laterale viene assegnata ai giocatori della Dinamo.
pallone ancora intervento aereo, colpo di testa molto da lontano all'indietro, pallone toccato da Stelea, portiere 22enne. Lucescu si fida di giocatori di grande esperienza, il numero 2 Varga ha 30 anni, Klein numero 3 ne ha 30, il numero 4 Rednic, un centrocampista, ne ha 27, il numero 6 Libro ne ha 33. Osserviamo adesso ancora questo tentativo di attacco da parte con Vajskovic che cerca di liberarsi, temo che ci sia un intervento arbitrale con una ammonizione. L'ultimo a intervenire, a chiudere, è stato Cerezo, ammonizione per Cerezo al quarto minuto nel corso del primo tempo, intervento a danno di Vajskovic. Indica Brunmeier di aspettare il suo fischio prima di procedere al calcio di punizione con barriera che deve essere arretrata di circa un metro. Ecco lo schema, il lancio in avanti, il colpo di testa, il fallo sul quale l'arbitro però non decide di intervenire. Sabao aveva spinto il giocatore sampdoriano. Gioco aereo è pericoloso perché sono abili. Possibilità di andare al tiro, ci ha provato Mateut, un altro tiro con un cross e la respinta poi di Victor che allontana un pochino in affanno, ci sembra in questa circostanza il settore arretrato della Sampdoria, intanto non fanno complimenti gli avversari ma ancora interviene Brunmeier, calcio di punizione in favore della squadra sampdoriana. Sesto minuto di gioco 0-0 a Bucarest, partita di andata per i quarti di finale di Coppa delle Coppe. Sono Pradella e Vialli i giocatori più avanzati, Vialli ha subito anche una spinta, ancora gioco aereo. Due rinvii, uno successivo all'altro di Mannini, il secondo spedisce il pallone dove c'è il pubblico, rimessa laterale per la Dinamo di Bucarest. Intanto il cielo si è meglio rasserenato, adesso è quasi tutto completamente azzurro. Ruba un pallone, cerca Cerezo di insistere, non ci riesce. Ha subito anche un colpo, ci sembra che resti dolorante lì al centro del campo. Intervento di anticipo direttamente sul pallone, l'arbitro giustamente non interviene, era Sabau che cercava di impadronirsi del pallone, contrastato da parte di Carboni, pallone pericolosissimo, c'è l'opportunità di andare a cercare il tiro al volo, pallone molto alto, ha toccato per ultimo dopo l'intervento di Mannini, ci sembra Vajskovic, e in effetti giustamente l'arbitro decide che si tratta semplicemente di rimessa dal fondo, non di calcio d'angolo come chiedevano i giocatori della Dinamo. Partenza in velocità della formazione della Dinamo, buon contenimento fino adesso da parte della difesa sampdoriana, difficile districarsi però al centrocampo, intanto il vento ha spostato il pallone. Cerezo che dà all'indietro. Giusto l'intervento arbitrale, comunque sia l'entrata era da dietro. Carboni che era riuscito a portarsi avanti un pallone, adesso in grado di battere questo calcio di punizione, l'arbitro dovrebbe fischiare, benissimo. Si è accorto che Varga aveva cinturato nettamente Victor, non fanno chiaramente complimenti questi difensori, benissimo questo lancio ad aprire verso Pellegrini, il tiro di Pellegrini. Luca Pellegrini ha tentato la fortuna, ha colpito raso terra come avete potuto osservare, il pallone è andato abbastanza lontano dai pali della porta difesa da Stelea, portiere 22enne. Si è
accende una mischia sul fallo di Pellegrini, vediamo qual è la decisione arbitrale, e c'è l'espulsione per questa entrata, questo complica molto le cose. Anzi, si tratta di Carboni, scusate. È entrato a gamba tesa Carboni, vediamo se c'è la possibilità di vedere il replay anche sul nostro monitor, sarà la verità piccola e soltanto in bianco e nero. Resta in 10 la Sampdoria già al nono minuto, c'è ancora Cerezo che cerca di dare spiegazioni, di protestare nei confronti dell'arbitro. Carboni è entrato con una certa decisione sulla gamba dell'avversario, adesso mentre vi inquadrano il pubblico si sta avviando verso gli spogliatoi. Espulso quindi al nono minuto Carboni. Entrato molto duramente anche secondo l'arbitro ai danni di Vaiskovici. È un brutto colpo per la formazione sampdoriana, adesso ci sono ancora 80 minuti da giocare. Bisognerà stringere i denti e cercare di rimediare a questo danno indubbiamente piuttosto pesante. Ancora Lupescu verso Varga, decide per il cross Varga. In avanti ma c'è Lupu pronto a impostare nuovamente il lancio verso Mateut. Attento a Mateut, bisogna fare attenzione, giocatore che crossa con grande abilità, vi dicevo, a cercare Kamataru o Vaiskovici. E quest'arbitro questa volta mi sembra decisissimo, anche una ammonizione per il giocatore della formazione rumena. Ammonito quindi anche Lupu. Calcio di punizione in favore della Sampdoria che è rimasta in 10 da 2 minuti per l'espulsione di Carboni, entrato a gamba tesa all'altezza del ginocchio del numero 7 Vaiskovici. Victor tocca leggermente, però viene perso questo pallone a centrocampo, si libera bene Vaiskovici, pallone adesso per Mateut, allargato il gioco sulla sinistra per Lupu. Il fallo è fuori area. Era già stato ammonito Cerezo, comunque nella circostanza l'arbitro lo ammonisce solo verbalmente, purtroppo bisogna stringere i denti. Dopo l'handicap dell'assenza di Mancini che si è infortunato a Como, adesso c'è anche il problema di giocare in 10 contro 11, tiro fortissimo con la palla che però sorvola la traversa senza danni per fortuna, tiro scagliato dal numero 3 Klein. Vi dicevo che grande esperienza chiede Lucescu ai suoi difensori, Varga con il numero 2 ha 30 anni, Klein con il numero 3 ne ha altrettanti, Rednic ne ha 27, Nicolai ne ha 33. Passaggio ancora all'indietro e ormai palloni che vengono spediti in avanti senza possibilità di poter perlomeno rompere un pochino questa trama continua che sta diventando pericolosa. Lo scatto di Varga, pallone che lo raggiunge puntualmente, il cross. Attenzione, la possibilità di andare al tiro ancora una volta, per fortuna sul pallone colpito in maniera sbagliata e sporca, c'è stata una deviazione. Dopo che Lupu si riprende adesso, attenti a Varga, attenzione a Varga, Varga cerca un compagno, lo dà all'indietro, si potrebbe partire di qui in contropiede ma fa fatica la Sampdoria indubbiamente a costruire con ordine un po' di gioco, pallone scagliato in avanti e purtroppo si resta nella metà campo della Sampdoria, era prevedibile già, sin dall'inizio era presumibile che la Dinamo avrebbe cercato di aggredire la formazione della Sampdoria, ma adesso con un uomo di vantaggio in più tutto è diventato più facile. Contropiede, pallone che se ne va oltre la linea laterale. E toccherà purtroppo a
Pradella e Viali, cercare di sistemare un po' le cose. Un altro intervento, questa volta se ne va via Sabau in eleganza, con calma Sereso, poi pallone per Pellegrini, poi buon scatto ancora di Sereso ma anticipato da un avversario. Intanto c'è Viali che recupera questo pallone, cerca di spingerlo in avanti, c'è un po' di spazio però per la formazione della Dinamo. Gioco spostato adesso verso Klein, si libera e c'è il calcio di rigore, non si può dire che l'arbitro Klein nella circostanza stia dando una mano in favore della formazione sampdoriana. L'ultimo a intervenire con decisione ci pare sia stato Bjerkovut su Kamataru. Vediamo chi deciderà di tirare questo calcio di rigore. Siamo al quindicesimo, possiamo rivederlo, ma vi dico, il fallo è certamente in area, ma ha deciso l'arbitro Brunmeier. Calcio di rigore al quindicesimo in favore della formazione della Dinamo. Il gol del numero 7 Vaiskovici, 1-0, calcio di rigore e primo gol della partita. Speriamo che ce ne siano degli altri per la Sampdoria. Ne prendiamo nota, è stato spiazzato Pagliuca, ma con una Sampdoria che sta giocando in 10 contro un avversario certamente già di livello, perché nei quarti di finale ormai tutte le squadre diciamo che contano poco nell'area europea se ne sono andate. Osserviamo adesso Victor cerca di allungare un pallone, l'intervento di Klein, il buon recupero, il colpo di tacco all'indietro di Kamataru, poi l'azione che si sposta verso Lupu, cerca di infilarsi tra due avversari. Lupu, calcio di punizione in favore della Dinamo, partita che già era cominciata in salita con l'espulsione al nono minuto di Carboni. Al quindicesimo, su calcio di rigore, Vaiskovici ha portato in vantaggio la Dinamo. Ancora un calcio di punizione al centro dell'area, colpo di testa, palla allontanata, poi un rinvio senza guardare, quindi nessuna possibilità di impostare un'azione, è rimasto isolato Pradella, anche Vialli ha qualche problema nel cercare di trovare una posizione che serva a sé e anche agli altri. Ancora in area, colpo di tacco e poi viene allontanato il pallone. È diventato un assedio, ormai si gioca soltanto nella metà campo della Sampdoria. Il cross, il colpo di testa, la palla allontanata da Victor. Non ci voleva indubbiamente il cartellino rosso per Carboni, aveva commesso quel solo fallo dall'inizio della partita, la gravità del quale ha consigliato l'arbitro Brunmeier di intervenire. L'arbitro non interviene neanche qui, pallone che se ne va oltre la linea laterale, gioco veloce ma anche un po' frenetico da parte della Dinamo di Bucarest. La voglia e la necessità di cercare di chiudere la partita il prima possibile. Il vantaggio numerico e anche il vantaggio adesso per quanto riguarda il punteggio di 1-0, il gol di Vaiskovici su rigore al quindicesimo, portano la formazione della... C'è anche un cambio perché mi pare che Sereso è Mannini che lascia il campo. Mannini evidentemente infortunato, deve lasciare il campo. È entrato il giocatore Lanna in sostituzione, molto movimento quindi per quanto riguarda la formazione della Sampdoria. Dopo l'espulsione, adesso l'uscita anche di Mannini, è entrato in campo Lanna. Lanna aveva giocato già a Como domenica scorsa nel ruolo di terzino destro.
uno scambio con il solito Varga, libero sulla destra per effettuare il cross, la finta, la necessità e il rinvio da parte di Pellegrini, tutto sempre molto difficile, si impegna all'inseguimento del pallone Lupu ma non ci riesce, rimessa laterale questa volta per la formazione della Sampdoria. Lancio in profondità, fermato forse con la mano, l'arbitro dice che si trattava di una gomitata, quindi calcio di punizione in favore della Sampdoria sul lancio di Pellegrini che intendeva servire Victor. Nulla da fare su questo lancio. Difficile trovare un minimo di spazio, però la Sampdoria mi sembra adesso nella circostanza che stia cercando di produrre almeno qualche affondo in profondità. Ecco il nuovo entrato Lanna con il numero 13, mentre Pradella cerca di possessarsi del pallone, non ci riesce. Sabau, lo scambio con Kamataru. Lo scambio a pescare sul libero Lupescu, attenzione, un buon tiratore, invece è andato proprio a sbattere contro Vaiskovic che tentando un controllo peraltro molto difficile, però è entrata gamba tesa, a questo punto l'arbitro indica che si tratta semplicemente di fallo, poteva anche uscirne un cartellino giallo. Speriamo non si sia fatto male Vierkovud perché è rimasto a terra, ma l'entrata era molto molto decisa e a gamba tesa. Indubbiamente una gara tutta in salita, ho già avuto occasione di ricordarlo, a cominciare dall'assenza di Mancini che si è infortunato a Como, poi l'espulsione di Carboni dopo 9 minuti di gioco. Mannini ha lasciato il campo al 18esimo, è entrato Lanna al posto suo, nel frattempo in superiorità numerica Vaiskovic sul calcio di rigore ha portato in vantaggio la Dinamo, 1-0 quindi per la Dinamo quando sono trascorsi adesso 22 minuti, calcio di punizione con Bjerkovut che fortunatamente si è ripreso, avete visto Lucescu in questa inquadratura. Deve liberarsi di due avversari, adesso Victor, il pallone gli è uscito. Ancora un'opportunità per la formazione della Dinamo, per fortuna non è riuscito a concludere Mateut. Insistono, il cross, pallone che se ne va oltre la linea laterale. Per fortuna la fretta di concludere non è una buona consigliera, manovra in maniera un po' frenetica la formazione della Dinamo. Si infila fra due avversari, poi riesce a produrre il suo scatto, adesso ancora pallone per Cereso, Cereso per Vialli, Vialli è entrato in dribbling, cerca di andare oltre il suo avversario che però lo anticipa, si tratta di Varga, gli porta via il pallone, c'è un fallo ai danni di Victor, calcio di punizione per la Sampdoria, osserviamo il nostro cronometro, siamo oltre la metà del primo tempo, 1-0 per la Dinamo, gol di Vaiskovic su calcio di rigore. Non se ne fa nulla, naturalmente l'arbitro ha guardato Pradella e ha detto di continuare, intanto il pallone è già dall'altra parte del campo con Pellegrini, ha un buon controllo, un buono scatto, ancora Pellegrini cerca di proseguire, Victor ancora Pellegrini, sbagliato però il suo lancio, si impadronisce il pallone Sabau.
Cerezo, e da quello che si vede io credo che la Sampdoria avesse tutti i numeri, in caso di parità numerica, di poter lottare tranquillamente alla pari insieme contro la Dinamo. Purtroppo 10 contro 11, un gol di svantaggio, sono già un handicap notevole. Pallone lavorato da Lupescu. Appoggiano molto il gioco ovviamente su Varga, che è rimasto libero sulla fascia. Andare sulla fascia vuol dire aprire ancora di più la difesa al centro, quindi tutte le volte che si gioca dalla fascia destra è un problema per la formazione di Boskov. Libertà adesso di avanzare sulla sinistra per Lupu. Intervento netto sul pallone, non interviene giustamente l'arbitro. Uno scambio adesso sulla destra che favorisce un tentativo di attacco della Sampdoria. Pallone verso Cerezo. Dopo il lancio di Dossena c'è l'opportunità di avere un po' di spazio, sul quale va subito a prodursi in avanti la formazione della Sampdoria. Ancora Vierkovud che viene poi spinto alle spalle, l'arbitro dice che si può continuare, attendeva addirittura che ci fosse il fallo il numero 2 Varga. Ecco Kamataru che va a cercare fortuna nella parte centrale del campo, facile un colpo di tacco in questa circostanza, lo scatto velocissimo da parte di Rednic, pallone in avanti. Ancora Pradella, anticipato però dall'intervento di Nicolae. Contrasto con Victor che era in svantaggio, in una zona chiusa fra tre avversari, difficile muoversi, il lancio di Sabau, attenti a Sabau. Adesso pallone per Vaiskovici, l'autore del gol sul calcio di rigore. Esce Pagliuca, risolve tutto, comunque era ben coperto e protetto da due avversari, costretta adesso la Sampdoria a cercare di recuperare qualche secondo, lo scambio tra Pagliuca e Pari. Fallo, l'arbitro deve intervenire, ancora Pradella preso per un braccio e messo giù. Ci sono state anche due ammonizioni, Cerezo per la Sampdoria e Lupu per la Dinamo. Vialli ancora in aria, Vialli tenta di effettuare il centro, arriva Dossena, la possibilità del cross, sbaglia il numero 2 Varga, intervento dell'arbitro indica che è stato commesso gioco pericoloso nel tentativo di effettuare la girata. Maia, arbitro della federazione austriaca, già non aveva certamente suscitato grandi simpatie durante la direzione della partita amichevole di 8 giorni fa nell'Italia, credo che abbia intenzione di proseguire sulla stessa falsa riga. Intervento e calcio di punizione, questa volta in favore della formazione italiana. Soffia raffiche di vento sul campo che spostano il pallone. Non riesce Vialli a colpire di testa, adesso c'è dello spazio per l'attacco e rientra Victor. Colpisce Victor con il pallone che era molto più avanti e quindi lui in posizione arretrata. Victor corre verso l'arbitro a giustificarsi. È intervenuto alla disperata Victor, mentre Sabau non accetta le sue scuse, deve ancora rialzarsi, lo vedete a terra. Credo che mi sia consentito dire che se la situazione non fosse quella che è in campo, forse l'arbitro avrebbe potuto tirare fuori un altro cartellino giallo ai danni di Victor. Per fortuna non è stato così, calcio di punizione adesso cade al 28esimo, abbondante nel corso del primo tempo, lo scatto di Mateut, il cross Kamataru che non riesce a girarsi, si porta la palla a spasso, due avversari su di lui, il terzo, l'arbitro dice che si può continuare, resta Kamataru a terra, si gioca in un fazzoletto, difficile proseguire, impostare, il triangolo non è riuscito, pallone per Lupu,
all'indietro, dove purtroppo vedete la metà campo della Dinamo di Bucarest è completamente sguernita da giocatori sampdoriani, partita indubbiamente falsata dal fatto che già dopo 9 minuti la Sampdoria sia rimasta in 10, tra Victor, che possiamo anche dire in una parte il matrimonio era entrato in campo, ancora smarcato Sabau, il tiro di Sabau e la grandissima parata, l'intervento molto 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 bello di Pagliuca, tiro violentissimo di destro a fil di palo, è arrivato Pagliuca come una freccia per la deviazione in calcio d'angolo vicino al raddoppio alla formazione della Dinamo, ma grande intervento di Pagliuca, calcio di punizione già battuto, lo scambio tra Sabau e Mateut, poi un altro cross pericoloso, questo affondo misurato della formazione della Dinamo, c'è un fallo, però ancora c'è un intervento arbitrale, quindi il calcio di punizione in favore della Sampdoria per farlo subito da pari proprio sulla linea dell'area di rigore. Siamo arrivati esattamente adesso al 30° nel corso del primo tempo, la Dinamo in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0, gol su calcio di rigore di Vaiskovici. Un minuto fa Pagliuca, con un grande intervento andando sul palo alla sua sinistra, ha impedito il secondo gol con una deviazione in calcio d'angolo, tiro fortissimo di Sabau. Bisogna lottare strenuamente su ogni pallone, c'è la rimessa laterale che viene assegnata alla Sampdoria. La Sampdoria è indubbiamente sfortunatissima nei primi minuti, ve li ho già enumerati, ma l'espulsione di Carboni e poi al 18° l'uscita di Mannini sostituito da Lanna. Per ora Stelea, il portiere della formazione, il 22enne portiere della formazione della Dinamo, non ha dovuto effettuare nessun intervento. È sempre libero Varga, che può andarsene da una parte all'altra del campo senza che nessuno lo disturbi. Adesso ancora Kamataru, che si è spostato più all'indietro, ma ecco ancora Varga, l'uomo nettamente in più e in vantaggio, l'uomo in vantaggio per la Dinamo. Kamataru che cerca di girarsi per il tiro, l'arbitro gli concede il calcio di punizione. Siamo al 32° del primo tempo sull'1-0 per la Dinamo. Adesso c'è questo calcio di punizione per fallo subito da Kamataru. Il tiro pericolosissimo, questa volta scoccato da Mateus dopo il tocco di Sabau, un'ottima giocata sullo scambio, pallone alto sulla traversa, ma di poco vicino all'incrocio dei pali alla sinistra di Pagliuca. La possibilità di vedere adesso il replay. Pallone che se ne va circa un metro sulla sinistra del palo della rete della Sampdoria, ancora alla ricerca del pallone la Sampdoria, Vialli tra due avversari, riesce a toccare, recupera un pallone, adesso gli toccherà entrare in area e cercare di effettuare qualche dribbling finché qualcuno magari lo butta giù. Non è riuscito il suo spunto, comunque Vialli ottiene il calcio d'angolo e anche il primo calcio d'angolo per la Sampdoria. Siamo adesso al 33° nel corso del primo tempo. In vantaggio la Dinamo per 1-0, gol di Vaiskovici su calcio di rigore. Stava per intervenire, all'ultimo momento ha rinunciato giustamente, ma l'arbitro comunque è pronto a fermare il gioco, era Vjerkovod, mi pare che adesso abbia recuperato la propria posizione, è andato a raggiungere la marcatura di Vaiskovici.
Ci ha battuto il calcio di punizione, ancora il lancio sulla parte destra dove c'è Sabau. Tocca all'indietro per il solito Varga. Da questa fascia Varga ovviamente non ha nessuno che lo disturbi, può fare quello che vuole, i compagni spesso appoggiano il gioco su di lui. Un tunnel saltato a Pradella, insiste ancora Lupu e poi c'è un altro intervento molto duro, questa volta da parte dei tre. Vediamo che cosa decide l'arbitro nei confronti di Vierkovud. Non ha alzato il cartellino, mentre è rimasto seduto a terra ancora Sabau, ma vi dicevo hanno una velocità incredibile di scambio questi centrocampisti, tutti giovani, la media sui 22 anni, Sabau ne ha 21, Lupo 21, Matteo ne ha 21. Il cross, il tentativo di colpo in rovesciata di Lupo che non è riuscito, spazio per tentare un'avanzata con Dossena, fermato però da un intervento in anticipo. Decide di andare al tiro subito e impensierisce Pagliuca con questo tiro Kamataru. Scarpa d'oro 2 anni fa, Kamataru, 31 anni, ha deciso di utilizzare il suo micidiale sinistro, ha tentato il tiro, Pagliuca è volato sul pallone e direi che la Sampdoria conciata così com'è, a cominciare dall'assenza di Mancini e proseguendo con quanto vi ho enumerato già nel corso del commento tra espulsioni, sostituzioni, riesce a tenere abbastanza bene il campo. Il lancio in avanti di Victor, purtroppo nell'area di rigore completamente vuota di qualunque compagno. Ci sono giocatori che non ho avuto occasione di nominarvi, per esempio Nicolai, soltanto un paio di volte, è il giocatore libero. Non ha assolutamente avuto bisogno di intervenire fino adesso perché la partita si è messa subito sotto certi binari, c'è spazio sulla sinistra, il tiro è questa volta per poco, non veniva sorpreso dalla traiettoria Pagliuca, Sabau ha visto un minimo di spazio, ha deciso di tirare con gran violenza di destro. Reso con fatica verso Dossena, Dossena all'indietro, entra Pellegrini, sventaglia questo pallone in avanti, gioco sulla destra dove rinuncia allo scatto Sereso pur applaudendo il compagno, rimessa laterale ovviamente per gli avversari, va a cercare Vialli di disturbare il rinvio ma non ci riesce e avrete già notato che tutto il gioco ormai parte in fase di impostazione con Varga sulla fascia destra. Lancia, riceve, scambia. Rednice, ancora l'ampio spazio per Varga. Va in avanti adesso Sabau, ancora Sabau, gli tocca cambiare gioco, ovviamente lo fa con grande eleganza, con un colpo di tacco. Tirano adesso da tutte le posizioni, ci ha provato Mateut. C'è stata una deviazione che ha procurato questo calcio d'angolo, è già pronto lo stesso Mateut avendo accanto Varga per il calcio d'angolo, pallone che non è ancora sul posto, adesso si può ricominciare, si può continuare, 38esimo nel corso del primo tempo, calcio d'angolo battuto da Mateut, traiettoria molto tesa, colpo di testa, pallone che viene appena sfiorato e poi l'arbitro indica che deve essere battuto, cioè deve essere effettuata la rimessa laterale per la formazione della Sampdoria.
si stringono subito gli spazi, vedete quanta difficoltà per riuscire a imbastire una manovra che abbia un minimo di respiro. Dosseno allarga le braccia sconsolato, attenti a Kamataru, si è già lanciato in avanti, pallone lavorato da Vaiskovici, il solito Varga che è veramente una spina nello schieramento della formazione difensiva della Sampdoria, questa volta l'ha contratto molto bene Victor. Da Rednic a Lupescu, poi ancora Rednic, poi il gioco spostato sulla sinistra verso Klein, manovrano con grande tranquillità, adesso attenzione a Lupu, ancora sulla sinistra per Klein, tocca male Klein, non arriva più a effettuare il cross, quindi rimessa dal fondo. 40 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui a Bucarest tra la Dinamo e la Sampdoria, partita di andata dei quarti di finale di Coppa delle Coppe, 1-0 per la Dinamo, gol di Vaiskovici su calcio di rigore al quindicesimo. Prima e dopo sono successe parecchie cose, le più gravi ve le ricordo ai telespettatori che si mettessero soltanto adesso ai teleschermi: l'espulsione di Carboni al nono, la sostituzione di Mannini con Lanna al diciottesimo. Partita indubbiamente falsata dal fallo, l'arbitro deve intervenire, mi sembra anche giusto. Spinta decisa ai danni di Pari, quindi calcio di punizione in favore della Sampdoria. Il rinvio di Pagliuca, alla ricerca del pallone con questo rinvio Vialli, poi cerca di controllare Dossena, due avversari su di lui. Vediamo che cosa decide l'arbitro, se rimessa o calcio di punizione. Scatto di Brunmeier per costringere la Sampdoria a battere con rapidità questo calcio di punizione, cerca di toccare Pradella. Intervento dell'arbitro con questo scatto da parte di Vialli che viene frustrato dalla caduta di Varga. Vero peccato che la partita si sia messa così male subito con l'espulsione dopo soli 9 minuti per Carboni. Cercava di sganciarsi in avanti Vierkovod. Partita che comunque si gioca, qualificazione che si gioca sull'arco di 180 minuti. Passaggio all'indietro per Pagliuca. Mi sembra che Lanna abbia avuto la capacità di inserirsi immediatamente in un momento piuttosto difficile di questo incontro. Non mi sembrano poi neanche così imbattibili in difesa questi giocatori della Dinamo. Va in avanti Pellegrini a cercare un po' di gloria, vediamo che scambia con Vialli, ancora Pellegrini sbaglia però allargando questo pallone, il vento inganna Vierkovic che poi recupera, dà all'indietro e questa volta finalmente abbiamo visto quantomeno che anche la metà campo della formazione della Sampdoria era libera da queste maglie rosse della Dinamo di Bucarest.
hanno potuto fare ben poco, purtroppo Vialli e Pradella piuttosto isolati in avanti, intanto c'è l'intervento ancora di Lupo, ruba palla, poi c'è questo tentativo della Sampdoria sempre in spazi troppo stretti, rimessa laterale ancora di Lupo, già ripreso il gioco, c'è lo scatto del solito Varga, eccolo qua che sta per ricevere, l'arbitro fischia ostruzione, è stato Victor che su quella fascia deve dannarsi l'anima perché ha le prese sempre con un paio di avversari. Victor, giocatore generosissimo, dalla sua parte è difficile passare, ma quando sono in due diventa complicato anche decidere su quale dei due andare meglio, e quindi è andato a chiudere con, mettendo fallo. Intanto c'è questo calcio di punizione direttamente verso la porta dove Pagliuca interviene e blocca a terra. Siamo negli ultimi 15 secondi di gioco per quanto riguarda il primo tempo. Scambio tra Vialli e Dossena, Vialli spinto ripetutamente alle spalle, poi ancora per Dossena. Pallone per Pellegrini. Lancio in avanti per Victor. Victor non dovrebbe presumere troppo delle sue capacità fisiche, ha avuto un brutto infortunio e ha volato in Spagna per sposarsi e è rientrato nonostante fosse in cattive condizioni. L'arbitro questa volta concede un fallo anche a Pradella, pallone allontanato da una Dinamo, vi dico subito, vista così non è una squadra che mi sembra irresistibile, i guai sono cominciati con l'espulsione da parte di Carboni, questo ha complicato veramente tutto, lancio e fuorigioco Dossena. Tempo scaduto già da 50 secondi, siamo oltre il tempo regolamentare, io credo che Brunmeier manderà le squadre negli spogliatoi. Fisso, vi ricordo il risultato del primo tempo, la Dinamo ha chiuso in vantaggio per 1-0 con rete di Vaiscovici sul calcio di rigore, il fallo era stato di Vierkovud su Kamataro al 15° minuto, ma è una partita nella quale si possono dire altre cose. Purtroppo per la Sampdoria, oltre a Mancini che ha dovuto rinunciare sin dall'inizio ad entrare in campo, c'è stato al 9° minuto l'espulsione di Carboni per un fallo in entrata a gamba tesa, l'arbitro Brunmeier Austria, della Federazione Austriaca, ha tirato fuori il cartellino rosso e l'ha espulso. Dopo il gol dal 15° il calcio di rigore realizzato da Vaiscovici ha dovuto lasciare il campo per infortuni anche Mannini ed è subentrato Lanna, insomma una partita abbastanza difficile e abbastanza in salita sin dall'inizio per la formazione della Sampdoria. Le due squadre stanno per entrare in campo, ma c'è anche nella nostra postazione Alfredo Liguori, inviato della sede di Genova, al quale possiamo anche chiedere un commento in più. Ma penso che questa Dinamo si sia un momentino calmata negli ultimi 15 minuti del primo tempo, come era anche prevedibile. Ha fatto una grossissima mezz'ora, come hai già sottolineato tu. Purtroppo a Sampdoria mancavano i due difensori titolari, il numero 2 e il numero 3, dopo 9 minuti, quindi è molto difficile contenere questi attaccanti che sono rapidi, velocissimi negli scampi, vanno al tiro con molta frequenza e tirano anche in maniera molto precisa. Anzi, devo dire la verità che temevo peggio, visto come si erano messe le cose. Questo 1-0 è confortante, ed è confortante soprattutto perché vediamo che la Sampdoria ha preso un po' di coraggio, ha cominciato a attaccare un momentino anche lei, anche se soltanto con Vialli, Asprazzi e Pradella e con qualche inserimento di Serese e Dossena, una Sampdoria comunque che sta tenendo il campo molto bene, al di là delle aspettative, visto che sta giocando in 10, lo sottolineiamo ancora, è che c'è un giovanissimo, Lanna, anche se bravo, un difensore giovanissimo, proveniente dalla Primavera, e non certamente un titolare all'altezza dei Mannini e dei Carboni, quindi direi che su questo metro si potrebbe anche mettere una firma a questa partita. Ringraziamo Alfredo Liguori per questo suo commento, nella sostanza per noi che siamo in cabina, per gli altri 100 tifosi che hanno seguito la squadra, mi pare di capire che questo 1-0 se finisse così sarebbe proprio da sottoscrivere. Sta per cominciare il secondo tempo, partiti in questo istante, ancora giornata di sole come potete osservare, vento teso, raffiche di tramontana disturbano un pochino il gioco, osserviamo adesso Pari, il lancio sulla sinistra, la necessità di cercare un varco, poi il triangolo ancora per la Sampdoria con questo tentativo non riuscito per l'intervento di Varga. Varga l'ho nominato spesso nel corso del primo tempo, è stato veramente il giocatore in più
non solo tra virgolette ma veramente in più, l'undicesimo giocatore libero di potersi muovere, di fare tutto quello che credeva più opportuno, lancio molto lungo, la necessità di Pellegrini di andare a chiudere con alleggerimento verso Pagliuca. Pagliuca ha compiuto un paio di interventi, uno dei quali veramente encomiabile, salvando il secondo gol su un tiro fortissimo di Sabau, questo a metà del primo tempo. Vediamo adesso ancora la Dinamo in attacco, si sposta sulla destra, Vascovici è ancora in possesso di palla, mette un pallone al centro dove con tranquillità invece c'è Pellegrini che attende l'intervento dell'avversario, palla che esce per la rimessa dal fondo. Vi ricordo l'arbitro della Federazione Austriaca è Brunmeier. Rinvio molto lungo alla caccia del pallone Pradella, recupero di Varga, il lancio da parte di Matteo, poi entra con decisione anche Vierkovud, ancora spazio, siamo riti dell'area con un rinvio, questa volta tocca pari, ultimo a toccare è stato un giocatore della Dinamo, quindi è giusta la decisione dell'arbitro che su indicazione del guardialine assegna la rimessa ai blucerchiati. Spazi corti, pericolo, l'arbitro ha indicato che c'è stata un'entrata a gamba tesa. Ancora Vierkovud che è già stato toccato duro nel corso del primo tempo che rimane a terra, si può rialzare, comunque intanto Brunmeier fa allontanare Vascovici, quindi si può riprendere con questo calcio di punizione. Kamataro sempre in agguato, questa volta il pallone viene accompagnato con una raffica verso la zona dove c'era Vialli, già effettuato il rinvio, c'era necessità di intervenire in anticipo. Prosegue il gioco ma l'arbitro lo ferma per il fallo che era stato commesso da Victor, si allontana anche Pari, poi viene a battere il calcio di punizione Rednic. Kamataru che preferisce partire un po' dall'indietro, tanto ha giocatori come Matteo, Lupu e Vascovici che si possono inserire con gran celerità. Questa volta l'arbitro interviene per indicare che c'è un fallo. Calcio di punizione che è stato battuto da Luca Pellegrini direttamente verso Pagliuca. Incitamento da parte del pubblico locale, ci sono 20.000 spettatori presenti, vi dicevo soltanto un centinaio, invece la presenza e la rappresentanza dei tifosi che sono arrivati da Genova, hanno volato con la squadra. D'Ossena lancia questo pallone in avanti, c'è un disperato tentativo di Vialli di infilarsi. Tra Vialli e Pradella non c'è stato ancora mai neanche uno scambio, giocano isolati ognuno per conto suo cercando di fare quanto è possibile, però attenzione adesso a questa azione, vediamo che cosa decide l'arbitro, credo che si abbia semplicemente indicato che si tratta di calcio d'angolo. Adesso Luca Pellegrini è ancora sul punto dove è stato commesso il fallo, si è avvicinato però anche Victor. Non si tratta di calcio d'angolo quindi, ma di calcio di punizione. Attenzione ai colpi di testa in elevazione, questi giocatori della Dinamo non sono sempre molto pericolosi. Traiettoria molto decisa, l'arbitro dice che va bene, anche se Victor forse si era avvicinato un po' troppo alla rincorsa del pallone nella parte opposta dell'altra metà campo è andato Vialli. Da questa parte Lupu offre il pallone sul quale però in ritardo invece Lupescu, insegue Sabau, correzione quindi rimessa laterale in favore della formazione della Sampdoria. Deve cercare la Sampdoria tutto quello che può fare di cercare di smorzare le velleità di questa Dinamo.
l'arbitro dice che si può continuare. C'è un intervento, vediamo Vialli. Vialli, la finta di Vialli, ancora la possibilità di andare al tiro. Il tiro di destro colpisce in testa invece Klein. Dossena che cerca di difendere il pallone, cerca l'appoggio di qualcuno, va all'indietro e poi effettua questo lungo lancio di alleggerimento. È di buon auspicio questo tentativo effettuato da Vialli, casualmente ha colpito proprio invece Klein con il suo tiro che era tutt'altro che facile, molto molto ben diretto verso la porta di Stelea. Ancora Varga, lo spazio è tutto per lui, il lancio in avanti a servire Sabau, ancora scatta per andare a ricevere, in posizione irregolare. Dove è possibile naturalmente la Sampdoria cerca di guadagnare qualche secondo. Non è a distanza regolamentare Vaiscovici, l'autore del gol. Osserviamo invece Pagliuca. Lotta in mezzo a due avversari, Vialli. Messo a terra irregolarmente, calcio di punizione, indica l'arbitro, settimo minuto nel corso del secondo tempo, la Dinamo in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0, calcio di rigore al quindicesimo realizzato da Vaiscovici, era stato atterrato Kamataro da Vierkovud. Osserviamo adesso questo calcio di punizione invece per la Sampdoria, si proiettano in avanti un po' tutti, traiettoria molto tesa, un rinvio addirittura di Kamataro. Adesso c'è la possibilità del contropiede con questo lancio molto in avanti a pescare un paio di avversari, pericolosissimo lancio in avanti che però viene in estremi stoccato da Luca Pellegrini, messo oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo per la Dinamo. Una Sampdoria che non rinuncia a cercare di segnare almeno un gol. In questo caso varrebbe il pareggio, ma conterebbe moltissimo per la partita di ritorno fra 15 giorni, partita che è in programma a Cremona. Viene indicato che deve essere effettuato un cambio. Vediamo Pradella che lascia il campo, in effetti aveva reso pochissimo, non era riuscito a entrare in una partita, ma gioca in una zona anche molto difficile e sguarnita. Salzano quindi in campo con il al posto del numero 10 Pradella. Piccolo e generoso giocatore della Sampdoria, quindi fa il suo ingresso in campo adesso con il numero 16. Ottavo minuto del secondo tempo. Battuto il calcio d'angolo di testa Kamataro, poi stoppa, ferma, allontana. Tutto vuoto, il campo non serve questo rilancio effettuato da Cereso, però il pallone viene conquistato da Salsano, fa subito le spese. Posizione regolare, posizione regolare. Ostacolo, ostruzione, l'arbitro dice che invece si può riprendere, c'era un'ostruzione ai danni di Vialli, pubblico che rumoreggia. L'arbitro ha nuovamente fermato il gioco, ci sarà un calcio di punizione in favore della Sampdoria, Bosco ha già effettuato le due sostituzioni. Lanna al posto di Mannini che si era infortunato, adesso Salsano con il numero 16 al posto di Pradella. Entrata a gamba tesa ma in assenza di avversari vicini, non è consentito dal regolamento, ma non c'era pericolo per nessuno in questa circostanza, mentre ricorderete che un fallo con entrata a gamba tesa addosso
a Sabà è costata l'espulsione al nono minuto a Carboni. Pallone per Klein, lancio in avanti pericolosissimo perché è smarcato Vajskovic, si infila fra due o tre avversari, può andare ancora al tiro, c'è ancora l'opportunità, pericolosissima questa azione che mischia ancora, il pallone lanciato però questa volta è accompagnato fuori dall'area di porta dal vento. A terra un altro giocatore della Sampdoria, mentre l'arbitro vuole prima sincerarsi, controlla il suo cronometro, lo ferma e quindi possono entrare il massaggiatore, il medico. Cerca di rialzarsi Lanna, che è il giocatore rimasto infortunato. Non voglio entrare nel merito delle solite geremiadi dei monitor che ci sono o non ci sono, vi garantisco che quello che ci hanno messo a disposizione non mostra assolutamente nulla, in bianco e nero è tutto sfocato, quindi vi chiedo scusa, ci possono essere degli errori. Non tutti di questi errori avvengono per colpa mia. Ancora Kamataru che disturba Pagliuca, può effettuare il suo rinvio Pagliuca, fuori tempo non può saltare invece Sereso. Pallone recuperato dalla Sampdoria e Salsano che cerca di lanciarlo in avanti, poi ancora due avversari su di lui, ne ha saltato uno, poi ancora messo a terra, vediamo che l'arbitro indica che il gioco deve essere fermato. Calcio di punizione. Già battuto. Si lotta ma esce poi Rednic con il pallone tra i piedi. Ancora un'entrata molto decisa, l'arbitro fa allontanare Pari, c'è un calcio di punizione in favore della formazione della Dinamo di Bucarest, la squadra della polizia. Lo Steaua di Bucarest gioca invece in Coppa dei Campioni e giocherà questa sera. Lancio pericoloso verso Sabau, Sabau cerca di mettere questo pallone, vanno a chiudere bene, si è assestata un pochino meglio di quanto non avesse fatto nel corso del primo tempo, mi sembra, la difesa della Sampdoria. Per adesso siamo esattamente al 13:20. Osserviamo il secondo calcio d'angolo del primo tempo, la respinta, poi ancora l'opportunità eventuale di andare al cross, pallone dato all'indietro, messo in avanti dove Matteo lo ferma, ancora Luca Pellegrini scaraventa in avanti, palla che se ne va oltre la linea, in mezzo al pubblico per una nuova rimessa laterale. Meno assillante, meno ossessiva la pressione della formazione della Dinamo, speriamo che continui su questo piano. È chiaro che un risultato per quello che adesso si può anche accettarlo, specialmente nelle condizioni in cui è maturato, c'è solo da pregare che non succedano altri guai. Buono questo rinvio, Vialli che cerca di dare in avanti, questa volta ci riesce, Salsano guarda da che parte può andare, è ostacolato nella sua rincorsa, deve fermarsi, tornare indietro, appoggiare, lungo rinvio con posizione questa volta irregolare di Vialli, ed è una Sampdoria obiettivamente molto molto diversa, del tutto snaturata dalle capacità che avrebbe potenzialmente di giocare, e non alludo soltanto all'inferiorità numerica ma anche proprio alle mancanze di giocatori del calibro di Mancini e altri. Scatto di Lupo, ancora Lupo, attenzione, in grado di far filtrare dei palloni, l'arbitro non è intervenuto, pallone scaraventato nuovamente verso i popolari, questa volta è Nicolae, tra Lupesco e Nicolae sono ben poco nell'ambito del gioco, questi è Rednic. Però ricomincia a premere la formazione della Dinamo, lungo cross, pallone che Dossena potrebbe controllare, fare uscire, cerca invece adesso di recuperarlo in qualche modo, lo tocca quando stava per uscire,
ottimo però il lavoro in questa circostanza, vediamo se e come riesce a proseguire l'Anna. Ostacolato irregolarmente il giocatore della formazione della Sampdoria, calcio di punizione per la Sampdoria. Bialli che si libera del suo avversario, subito un'altra a chiudere su di lui, Salsano in avanti, Sereso, ancora Salsano, tiro di Salsano e abbiamo visto un'azione non conclusa come era nelle aspirazioni di tutti e nei desideri degli sportivi italiani, niente. Un bello scambio e con il tiro definitivo di Salsano la palla se n'è andata abbastanza lontano dalla porta difesa da Stelea. Matteo, lungo lancio a cercare Vaiscovici. Il fallo nell'altra, ha alzato la bandierina nettamente il guardaline. Pubblico che segue, direi, abbastanza silenziosamente la partita. Riesce a recuperare questo pallone Sabaut, va a cercare un appoggio, lo trova all'indietro con Varga, questi a Rednik, cerca di andare a disturbare Vialli, ci riesce, pallone che poi filtra, ancora Sereso, 2 su 1, l'arbitro fa proseguire. Tutto regolare, giustamente ha coperto Pellegrini e quindi si riprende con una rimessa dal fondo. Riesce Sereso a toccare questo pallone, se ne libera per un attimo con un colpo di tacco verso Pari, da Pari verso Dossena, Dossena cambia gioco dalla parte opposta, arriva anche Luca Pellegrini, in avanti trattenuto vistosamente, l'arbitro se ne avvede, calcio di punizione, questa volta non ci sono dubbi, l'arbitro era a un passo da dove Victor non poteva proseguire perché era bloccato, letteralmente cinturato dal proprio avversario. Da osservare, attenzione a questo calcio di punizione con Vialli, con Dossena, l'arbitro dice che si può tirare, il lancio in avanti dove il portiere arriva a toccare appena appena prima che la palla vada oltre la linea di fondo, quindi la Sampdoria guadagna un calcio d'angolo, è pronto a battere Salsano. Oh, colpo di testa con Vierkovut che manda la palla a sorvolare la traversa e direi che a questo punto si sta giocando abbastanza alla pari, anche 10 contro 11. In campo della Dinamo di Bucarest, da sottolineare la sostituzione, c'è Micaescu con il numero 15 che ha sostituito il numero 2. Colpo di testa vincente, poi ancora Pari che tocca, va in avanti, c'è fallo su di lui, l'arbitro dice che si può proseguire, attento a Sereso, ha già subito una ammonizione, entra senza tanta decisione facendo un po' di attenzione, sta per recuperare il pallone, lo perde, Dossena cerca di dargli una mano,
lancio in avanti, colpo di testa, poi ancora Sereso di testa, poi ancora Dossena, tocca Dossena, Vialli, non riesce la cosa, deve uscire invece a sua volta Pagliuca per bloccare questa iniziativa. Sprecato questo pallone, si poteva anche aspettare un attimo, serviva per recuperare qualche secondo e attendere che si piazzassero. Adesso c'è Lupo che è libero, decide di andare al tiro Lupo, un tiraccio di destro con palla che se ne va sul fondo a perdersi contro i tabelloni. Un vero peccato che un giocatore di classe, di fantasia come Gianluca Vialli sia costretto ad essere abbandonato in mezzo a due avversari senza nessun compagno vicino che lo possa aiutare in maniera da riuscire ad avviarsi verso l'area di rigore di Stelea. Vento che ha cambiato nuovamente direzione, pallone per Kamataru, salta fuori tempo, gira poi il pallone alla ricerca del quale va Lupescu, il cross e questa volta il pallone secondo noi è uscito, infatti anche l'arbitro indica che dopo che la traiettoria era sembrata regolare invece il vento aveva respinto, cioè risospinto il pallone proprio nuovamente in campo. Guardiamo un po', 22 minuti quasi nel corso del secondo tempo, non è cambiato per ora il risultato, speriamo che non peggiori la situazione. In vantaggio la Dinamo per 1-0, calcio di rigore realizzato da Vaiskovici al 15° del primo tempo, proprio al quarto d'ora, fallo di Vjerkovod su Kamataru, spinto alle spalle Sereso, l'arbitro fa proseguire, entra di testa e tolca Victor. Rimessa laterale per la formazione della Dinamo. In un paio di circostanze si è fatta viva già pericolosamente la Sampdoria, con un po' più di fortuna, ricordate certamente il colpo di testa di Vjerkovod su calcio d'angolo battuto da Salsano, palla appena sopra la traversa. Un po' in difficoltà in questo caso la difesa, era leggermente sbilanciata, era la respinta di Lanna, poi colpo di testa di Vjerkovod, c'è un fallo, l'arbitro dovrebbe intervenire, eccolo che giustamente segnala che c'è un fallo, pubblico che rumoreggia, ma vi dico francamente si era visto in maniera molto netta la spinta. Sono molto calmati gli animi anche in campo, c'erano stati un paio di minuti con diversi screzi. Pallone che nella sua traiettoria si alza, poi sembra quasi fermarsi a campanile, coraggiosamente Vialli si butta su questo pallone, si allunga in tackle scivolato, lo allontana, gli tocca correre da una parte all'altra del campo e inseguire palloni per lo più imprendibili, cioè ben poco utilizzabili, i suoi compagni fanno quello che possono, 10 contro 11 è veramente un problema, in fuori casa in una partita di Coppa. Pericoloso questo lancio al centro dell'area, deve uscire, deve andare a bloccare Pagliuca. Intanto gli scambi per quanto riguarda le sostituzioni in campo avvengono in una zona al di là addirittura della zona nella quale si possano seguire. Pallone che per un attimo stava per essere rubato da Salsano. Intanto è entrato con il numero 17 in campo Viscreano al posto di Vaiskovici, che era l'autore del gol. Sostituzione che viene adesso al 25° esatto del secondo tempo, 20 minuti al termine.
doppio dribbling, il cross, il colpo di testa mancato da parte di Dossena, due avversari su di lui, poi arriva Salsano, purtroppo inciampa sul pallone, riesce comunque ad allontanarlo quanto basta per costringere la Dinamo a riprendere da capo il gioco. Questi è Klein all'indietro, ancora da Kamataro a Klein, Lupescu, Victor alle prese con l'avversario che è scomodissimo perché Sabao ha grande mobilità, rinvio alla disperata da parte di Luca Pellegrini, pallone che inganna anche il tentativo da parte di Vialli, tutta la Sampdoria è ormai chiusa nella propria metà campo. Questi è Klein, pallone lanciato sulla sinistra dove in qualche modo Kamataro si impadronisce del pallone, lo segue da vicino Lann. Entriamo nella fase delicata dell'incontro. Ancora Klein in profondità, c'è un fallo ma Kamataro al possesso del pallone, il tiro questa volta centrale di Kamataro sul tentativo e il disturbo per fortuna abbastanza efficace di Luca Pellegrini. Dossena, lo scatto di Dossena, poi si ferma Dossena, riesce ad appoggiare di esterno destro proprio verso Pagliuca, una Sampdoria costretta a difendersi non tanto dalla superiorità tattica o tecnica della Dinamo quanto dalla inferiorità numerica. Giocare 81 minuti con un uomo in meno in coppa e in trasferta certamente la cosa meno augurabile. Non interviene l'arbitro, quindi palla persa, adesso c'è questo tentativo di Lupu, attenzione, se ne va velocissimo dalla parte opposta, ancora uno scambio stretto, il tiro, la respinta da parte di Cereso. Vialli costretto a un gran lavoro per liberarsi di due avversari, pallone che se ne va fuori ma la rimessa viene effettuata dalla Sampdoria nonostante l'accenno da parte di Lupescu. Ventottesimo minuto. Fallo di mano e qui il cartellino giallo ci starebbe, chissà perché in campo internazionale i guai capitano alle squadre italiane, tutte le volte il fallo intenzionale di mano viene punito con l'ammonizione. Brummaier ha deciso diversamente, vediamo il calcio di punizione per la formazione della Sampdoria, avanza Luca Pellegrini. Traiettoria molto veloce, il vento la accompagna, nessuno può intervenire purtroppo per Stelea, si tratta semplicemente di fermare un pallone innocuo, questi è Lupu. Va l'arbitro a indicare a Lupu di alzarsi, mentre Cereso in leggera difficoltà, mi pare soprattutto di fiato, fa un pochino di fatica, però continua a tenere il campo abbastanza bene. Anticipo da parte di Lupescu, pallone rubato, però c'è Cereso che deve dar via questo pallone, ci riesce. Lancio in avanti, purtroppo non riescono a pescare, adesso sono un pochino scoperti in difesa, c'è un giocatore in posizione irregolare. È ancora irregolare adesso, è in fuorigioco, benissimo, hanno effettuato il lancio quando ancora sulla Sabau, dalla parte destra, non era in posizione regolare. Sta tentando comunque coraggiosamente il tutto per tutto, avete visto erano quattro uomini nella metà campo della formazione della Dinamo a cercare di inventare qualche cosa. Fallo di mano, Brummaier in effetti mi sembra più puntuale, un pochino più sereno di quanto non avesse fatto all'inizio, e siamo al trentesimo.
15 minuti al termine, tutti ancora un pochino da soffrire con la Sampdoria costretta in 10 uomini sin dal nono minuto del primo tempo in svantaggio di un gol. Camataro cerca di capire chi può servire, viene in suo aiuto, si fa vedere Rednik, si riceve, adesso il pallone lanciato verso Viscreanu, pericolosa questa azione con Viscreanu in aria, lancio, la girata, poi forse il tentativo ancora di appoggio con Dossena, decide di effettuare il rinvio con Vialli costretto a scatti a destra, a sinistra, in diagonale a cercare di rubare un pallone. Non è certo da invidiare. Buon lavoro di Dossena, ha servito Cereso. Cereso è un pochino stanco, ma non si possono effettuare più sostituzioni ormai. Questo è Mateut. Tentativo di tiro, stiamo entrando in mischia. Poi il passaggio alla reggimento indietro per Pari. Comincia a diventare nuovamente peccato, non si tratta di angolo, peccato su quel rimpallo. Viscreanu era stato molto fortunato, era entrato col numero 17, lo vedete, era entrato nello spigolo dell'area di rigore, avrebbe potuto anche combinare qualche guaio. E vi dico francamente che adesso vediamo Borgmeier andare ad avvisare, addirittura ad ammonire col cartellino giallo per comportamento non regolamentare Luca Pellegrini. Dossena, la finta di Dossena, poi cerca di saltare il proprio avversario, non ci riesce, allarga dalla parte opposta Klein cambiando gioco per Rednik, il lancio viene effettuato da Mateut, ottimo l'intervento e la respinta da parte di Vierkovod, colpo di testa all'indietro, sfugge per un attimo il pallone ai difensori, lo recuperano invece fuori gioco appena appena di Vialli, che è scattato, purtroppo per lui non è partito dalla propria metà campo, vedete dove viene collocato il pallone, per un metro di differenza, altrimenti Vialli avrebbe anche potuto tentare l'affondo solitario. Vediamo che è successo dall'altra parte del campo, dove c'è un giocatore della Dinamo ancora a terra. Pellegrini va a protestare con l'arbitro Brunmeier, gli ha alzato il dito davanti alle labbra per dirgli di stare zitto. 34esimo nel corso del secondo tempo. Sono 71 minuti che la Sampdoria gioca in 10 contro 11 in trasferta contro una squadra certamente non facile. Sollevato il pallone dall'arbitro per la ripresa del gioco, rimessa per la formazione della Sampdoria, lotta gagliardamente Pari, pallone lanciato in avanti, sullo scatto però c'è un anticipo da parte di Klein, c'è anche fallo. Doppio dribbling riuscito, lancio in profondità che ovviamente giustamente il portiere Pagliuca lascia andare oltre il fondo, deve sbrigarsi anche lui perché Brunmeier credo sia pronto a tirare fuori un cartellino giallo anche per lui.
arriva Pellegrini per effettuare il rinvio. Resta a terra Vialli, colpito da una gomitata, l'arbitro non se ne avvede, vediamo un po' se il replay ci farà vedere qualche cosa a un certo punto. Svirgolato questo cross, ma il vento aiuta, colpo di testa di Dossena, costretto un po' a fare il terzino, date le circostanze, Matteo che si porta avanti il pallone, poi non riesce a raggiungerlo in tempo Pagliuca, quindi la palla se ne va in calcio d'angolo. Arretra adesso Gianluca a dare una mano ai suoi compagni, si è presa una gomitata da Lupescu. Traiettoria con pallone contro sole, pallone allontanato, ancora Gianluca Vialli che cerca di conquistare il pallone, la cosa è sempre più difficile. Pallone lanciato in mezzo e voi vi rendete subito conto che se si giocasse 11 contro 11 tutti questi giochetti qui non potrebbero certamente riuscire ai giocatori della Dinamo. Riesce a conquistare il pallone Salsano, si deve fermare, lo perde però su un avversario che subentra. L'arbitro indica che si deve continuare, adesso vediamo in azione Klein, Klein allarga il gioco, c'è un fallo netto, l'arbitro potrebbe o lasciare effettuare la rimessa oppure concedere il fallo che ha subito Lanna. Lotta a denti stretti la formazione della Sampdoria, però con molta più calma, diciamo, e con molta più tranquillità di quanto non abbia fatto nel corso del primo tempo, in cui erano successi gli episodi che ho avuto già occasione di descrivervi. Siamo oltre il 37esimo minuto, raffiche di vento con Dossena che si proietta in avanti, non riesce il giochetto per lo scambio con Salsano, attenzione al contropiede, ai ai ai, siamo nei guai, ma per fortuna ha tardato a tirare, è stato... È stato Lanna a riuscire a chiudere nella circostanza, ma c'è ancora una rimessa in favore della squadra della Dinamo. Recupera rabbiosamente questo pallone, poi senza volere si scontra e credo che l'arbitro abbia intenzione di ammonirlo. Ha tentato di fare qualche Veronica Vialli per evitare l'inseguimento di Brummaier che l'ha tampinato fino alla fine, l'ha fatto girare, ah, vabbè, ha ammonito anche Vialli. Pallone da scaraventare via, fa benissimo nella circostanza Dossena. Non è riuscito praticamente mai a superare la metà campo, compito tattico problematico anche il suo, adesso è Klein, ha effettuato il cross, fa a velo, poi sul rinvio invece colpisce male, ma riesce a mantenere in campo il pallone Pagliuca, era stato Victor che aveva colpito male il pallone svirgolandolo. Va a cercare un po' di fortuna in avanti invece nella circostanza, non inquadrato dalle telecamere, mentre vedete il portiere Pagliuca, Sereso. Pallone che si impenna, poi tende a tornare indietro. Victor molto elegante, poi il triangolo che non è riuscito. Salsano in acrobazia, gli aveva restituito il pallone. Interviene Brummaier che stavolta fischia un calcio di punizione in favore della Sampdoria. Siamo quasi al 40esimo nel corso del secondo tempo, quindi 5 minuti abbondanti al termine di questa partita, del tutto snaturata dalla espulsione di Carboni. Sampdoria quindi per 81 minuti in 10 contro 11 e sotto di un gol per la rete segnata da Vaskovic su calcio di rigore al 15esimo.
Vialli fra tre avversari, ancora insiste Vialli, non riesce a recuperare il pallone, cerca di distendersi invece la Dinamo. Colpo di tacco, palla persa, vediamo Salsano cosa può fare. Salsano e voleva servire Vialli, che invece si è ricevuto la palla sui talloni, non ha potuto far nulla. E va in avanti ancora la Dinamo. Non si tratta né di angolo né di rimessa dal fondo, la palla ha viaggiato sulla riga, è stato invece Pagliuca a fermarla. Se ne è andato un altro minuto. Entrata di Victor, poi pallone lanciato sulla destra per Sabau. Giocatore molto pericoloso Sabau, invece di rubapalla si è reso. Adesso deve cercare questo lancio su Dossena, troppo corto. Ancora in avanti Klein. Riceve Vascheranu. Perde palla, se ne va in rapidità invece pari e sul piano atletico indubbiamente la Sampdoria ha qualche cosa di più. Quattro avversari incontra questo pallone, poi ancora il piccolo Salsano, lotta con grande autorità, attenzione a non evitare il passaggio all'indietro, fallo ai danni di Pellegrini, l'arbitro fa proseguire. Pallone perso con Cereso che indubbiamente è sulle gambe perché è stanco. Se ne va sulla sinistra Lupo in cerca di fortuna, cercano il raddoppio i giocatori della Dinamo, pallone che va a finire oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo ancora per la Dinamo, 42esimo del secondo tempo. Pallone verso Matteut, poi ancora lo stesso Matteut, attenzione che è un tiratore ma sballa tutto e per nostra fortuna. Mentre siamo al 42esimo e 20 secondi, la situazione resta di 1-0 in favore della Dinamo di Bucarest. Si è difesa con ordine e con decisione la Sampdoria nel secondo tempo, nessun intervento particolarmente difficile di Pagliuca. Colpo di testa di Vialli all'indietro, riesce a servire Cereso che cerca di liberarsi del pallone ma è certamente il più stanco dei suoi compagni. Vialli con un altro pallone irraggiungibile per lui. Ed è una squadra, la Sampdoria, che indubbiamente può fare molto meglio e molto di più. Vediamola a pieno organico e non soprattutto in inferiorità numerica. Attenzione adesso a Klein, pallone per Lupu, cerca di andare al cross Lupu, butta un pallone in mezzo, la respinta, poi c'è Lupescu, scambiano e riescono a tenere un tiro molto pericoloso ed è uno dei tiri più pericolosi nel corso degli ultimi minuti, abbondantemente fuori, Pagliuca controlla la traiettoria del pallone, non se ne cura, 44esimo, pubblico che comincia a sfollare. Sventolano le loro bandiere il centinaio di tifosi della Sampdoria che sono venuti fino a Bucarest. Ancora un rinvio, giusto l'intervento dell'arbitro, c'è stato uno spostamento, è stato Lanna che è stato allontanato dalla posizione da dove avrebbe potuto battere. E a questo punto proprio ci starebbe bene il gol della Sampdoria, verrebbe comodissimo. Palla messa oltre la linea laterale, su Sabau che cercava lo scatto, adesso Pellegrini non fa complimenti, pallone in tribuna. Fra 10 secondi scadono i 90 minuti. Rimessa laterale di Lupescu. Il cross pericoloso con l'uscita, palla porta vuota, salvataggio sulla linea di Dossena, poi butta via la palla
all'ultimo momento si è reso, grosso pericolo, l'arbitro deve fischiare, calcio di punizione in favore della Sampdoria, l'uscita un pochino spericolata da parte di Pagliuca, forse tra il vento lo ha un pochino ingannato. Mi dicono dalla regia di chiudere entro i 21. Siamo già a 35 secondi oltre il 90esimo. Io lascerò la linea immediatamente appena l'arbitro Brumai avrà fischiato la fine. Si è reso all'indietro, poi Pari, poi Dossena. Dossena si impegna tra tre avversari. Finisce per perdere il pallone, poi la Dinamo, che forse non si sente neanche troppo sicura, entra in dribbling intanto Nicolescu. Pallone perso, però c'è Pari che potrebbe effettuare il cross, va a cercare Sereso. Sereso in avanti con Vialli. Vediamo, lo dà. Secondo me Vialli non era in posizione regolare, ma io questo gol lo volevo, detto, ci vorrebbe una beffa del genere. Hanno lottato con grande generosità, con grande cuore. Vialli dalla mia posizione, adesso vediamo se il replay ce lo fa vedere, forse non era in posizione del tutto regolare, ma è una mia impressione, non conta niente. Conta solo quello che ha visto l'arbitro, che si è girato verso il guardialine. Guardialine si è avvicinato verso il centro del campo. Gol valido, al 46esimo ha pareggiato Vialli. Difficile capire, qui non si vedono neanche le righe sul nostro monitor, ma abbiamo visto benissimo un pallone bianco infilarsi alle spalle del portiere della Dinamo Stelea, ne siamo molto felici. Si meritava questo pareggio la Sampdoria, che ha lottato strenuamente. L'arbitro a questo punto fischia la fine, 47-18, è durata qualche cosa di più, ma ne valeva la pena. Il risultato è di parità. Ha segnato per la Dinamo sul calcio di rigore Vaiskovic al 15esimo, nella ripresa al 91esimo, gol del pareggio segnato da Valli. Quindi risultato finale 1-1 qui a Bucarest tra la Dinamo e la Sampdoria, il ritorno fra 15 giorni. Partita valida per i quarti di finale della Coppa delle Coppe, partita di ritorno fra 15 giorni.